Perseveranti pesiamo le parole. I sostantivi ricompensano gli oggetti per il significato. Il sedile in cielo è coperto di pelo. Nessun luogo è in contatto con il pianeta. Ogni volta che passo davanti al garage di una certa casa gialla, mi salutano dei latrati. La prima volta che successe, sembrò percorrermi una paura istintiva. Non sono mai stato aggredito, eppure credo fermamente che se aprissi la porta del garage dovrei affrontare un cane. Chesterfield, sofà, divano, ottomana. Queste voci si riferiscono allo stesso oggetto? Se è così, sono condizioni distinte di una stessa parola? Da bambina mia madre chiamava Boppo la presina, termine di cui si è appropriata l'intera famiglia. I miei cugini lo hanno tramandato ai loro figli. È una parola? Se alla fine si estenderà fino all'uso generalizzato, in quale momento lo diventerà? Il linguaggio è prima di tutto una questione politica. Ho scritto questa frase con una penna a sfera. Se ne avessi usato un'altra, la frase sarebbe stata diversa? Questa non è filosofia, è poesia, e se lo dico io, allora diventa pittura, musica o scultura e va giudicata come tale. Se ci sono variabili da considerare, sono almeno in parte di natura economica, per esempio la questione della distribuzione, eccetera, e anche tradizioni critiche diverse. Potrebbe essere buona poesia ma cattiva musica? In realtà credo proprio che non la proporrei come danza o pianificazione urbana, se non per scherzo. Forse la poesia è un'attività e niente affatto una forma. Questa definizione potrebbe accontentare Duncan? Una poesia su un quaderno, su un manoscritto, su una rivista, su un libro, ripubblicata in un'antologia. Scritture e contesto sono diversi. Come può essere la stessa poesia? La pagina destinata a registrare il parlato sembra proprio elaborata, come finzione. Da ragazzo, andando in giro con i nonni per Oakland o in campagna, declamavo i segni che mi passavano davanti. Indicazioni stradali, nomi di cittadine e tavole calde, cartelloni pubblicitari. Oggi mi sembra una forma elementare di attività verbale. Se la penna non funziona, le parole non si formano, i significati non si manifestano. Questi erano alcuni brani tratti da Il quaderno cinese di Ron Silliman, edito nel 2019 da Benway Series, nella traduzione di Massimiliano Manganelli. La prima edizione The Chinese Notebook è per la casa editrice Roof Books di New York nel 1986. Ron Silliman è un poeta americano nato nel 1946 a Pasco, nello stato di Washington. Ha scritto e curato oltre 40 libri. Le sue poesie e critiche sono state tradotte in 12 lingue. È spesso associato ai poeti della language poetry. Tra il 1979 e il 2004 Silliman ha scritto un singolo poema dal titolo The Alphabet. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixte.